Sì, oggi si parla di cibo. Ma di quello che servono negli ospedali di tutto il mondo? Bleh. No, no. In realtà, alcuni di questi paesi potrebbero farti riconsiderare tutto ciò che pensavi di sapere sul cibo in ospedale. Aspetta di scoprire che cosa preparano i giapponesi ai loro pazienti. Ma prima iniziamo con... Numero 1. Gli Stati Uniti. Molti ospedali statunitensi servono più o meno lo stesso menù. Bistecca di Salisbury, purè di patate, verdure miste e yogurt. Un altro pasto tipico potrebbe essere una polpetta di pollo con un biscotto al cioccolato per dessert. Sembra che gli ospedali statunitensi provino a coprire i principali gruppi alimentari. Un amido, una carne, una verdura, un po' di latte e un frutto. E naturalmente, proprio come gli altri paesi in questo elenco, molte volte il pasto cambia a seconda dell'ospedale, della stagione, dell'ora del giorno e delle condizioni del paziente o delle richieste dietetiche. Numero 2. Svizzera. Quiche, insalata di frutta e noci, e un dolce delicato fanno parte del tipico pasto in un ospedale in Svizzera. Ci sono diverse combinazioni di carne e formaggio che puoi scegliere per la quiche, così come diverse insalate se il mix di noci e frutta non fa per te. Ehi, dov'è il cioccolato? Numero 3. Italia. Un ospedale italiano ti servirebbe gnocchi. Ok, tutti sappiamo che cosa sono. Frutta, come una mela o una prugna, e una bella bottiglia d'acqua. Questa sarebbe più un'opzione per il pranzo. Ma per cena, ovviamente, troveresti la pasta nel menù, ma come contorno. Il piatto principale potrebbe essere la sogliola, lo spezzatino di vitello o il pollo al limone. Poi hai pasta, verdure cotte, una fetta di pane e caffè o tè da bere. Bello! Numero 4. Germania. Ai tedeschi piace il loro pasto caldo, o pasto principale, nel mezzo della giornata, con colazione e cena un po' più semplici. Lo stesso vale nei loro ospedali. La colazione consiste in pane, carne e formaggio. La cena sarebbe praticamente la stessa cosa. In un ospedale tedesco, il tuo pranzo caldo e abbondante può consistere in quark impanato, un formaggio morbido e cremoso più denso dello yogurt greco, una salsa alla vaniglia, salsa di mele e un altro frutto. Tra le verdure abbiamo broccoli o zucchine. Yum! Numero 5. Russia. In un ospedale russo potresti prendere una ciotola di farina d'avena con yogurt o ricotta come contorno e una tazza di tè o caffè da bere a colazione. A pranzo o all'ora di cena puoi trovare hot dog con grano saraceno o maccheroni. Anche zuppe, pollo e riso, pane bianco o nero con burro o formaggio e tutti i tipi di insalata sono abbastanza comuni. La cosa sorprendente è che la maggior parte degli ospedali dispone di una zona caffetteria dove si viene serviti tipo mensa della scuola. I pasti non vengono portati in camera a tutti i pazienti. Numero 6. Australia. Che dire di questo posto così lontano? Pollo all'albicocca, tagine di agnello e zuppa di zucca sono alcune delle pietanze più squisite che potresti trovare nel menù di un ospedale australiano. Amano anche le creme spalmabili, specialmente la Vegemite. Questa crema è fatta con estratti di lievito, verdure e spezie. Dicono che sappia di brodo di manzo. Se ti è mai capitato di assaggiarla, ti prego, commenta e dici com'è. Numero 7. Thailandia. Negli ospedali thailandesi, per colazione ai pazienti malati, si dà un piatto di porridge di riso bollito chiamato Yok, scelto per il suo sapore delicato e per la sua consistenza morbida. Il pranzo può consistere in una zuppa abbondante e in una fetta di pane con gelatina. Ancora una volta, qualcosa che va giù facilmente. La cena è lo spettacolo principale. Ti godrai un'incredibile zuppa di noodle thailandesi in un delizioso brodo condito alla perfezione. Numero 8. Norvegia. La maggior parte dei piatti principali in Norvegia, anche in ospedale, sono di provenienza locale, con carne di alce, manzo o persino renna. Mi dispiace per Prancer. Potresti ritrovarti a fissare un vassoio con una cotoletta di manzo con sopra delle cipolle caramellate, un'insalata a lato, un pezzo di pane e burro e una tazza di caffè per gradire. Anche patate e cavoli sono contorni comuni. Numero 9. Sudafrica. Una colazione in ospedale in Sudafrica non sembra troppo diversa da quella che mi faccio io ogni mattina. Uova in camicia, salsicce, toast, una fetta di pomodoro e caffè. Ok, mi piacciono le uova strapazzate, ma insomma,
A pranzo o cena potreste ritrovarti del pollo con riso e lenticchie, purè di ortaggi da radice e latte. Sembra delizioso e nutriente. Numero 10. Israele. Israele ha davvero portato a un livello successivo il discorso cibo in ospedale. Dal 2013 si sono concentrati sui cibi raccomandati, offrendo ai pazienti molte opzioni e, ovviamente, facendo tutto senza rinunciare al gusto. Quindi, per colazione, potreste avere toast integrali, verdure fresche, uova preparate alla maniera che preferisci, formaggi e farina d'avena con marmellata. Per pranzo, filetto di pollo o pesce, con verdure cotte e patate al forno o purè, couscous o grano saraceno di lato. Numero 11. Canada. Per quanto riguarda i vicini del nord degli americani, nei loro ospedali potresti trovare carne, spaghetti, maccheroni e formaggio, piselli o carote. Inoltre, come in molti luoghi, il cibo viene solitamente congelato e scaldato al microonde per risparmiare tempo e risorse. La gente del posto dice che non ha un buon sapore, ma la buona notizia è che stanno cercando di migliorare la situazione. Spero che almeno servano lo sciroppo d'acero fresco lì. Oh, e pancetta canadese. Numero 12. Giappone. Fedeli alla reputazione del cibo giapponese, gli ospedali giapponesi propongono pasti quasi gourmet. Noodles caldi di soba, pollo in salsa di funghi e insalata di carote daikon sono solo un esempio di un delizioso pasto che potresti gustare in ospedale. Ai pazienti viene anche offerto un piccolo spuntino pomeridiano, come una specie di bignè o una fetta di torta con tè. Numero 13. India. Proprio come in Giappone, il popolo indiano prende molto seriamente il cibo in ospedale. Il cibo dell'ospedale indiano può includere tikka masala di pollo fresco e ben condito, un piatto tradizionale che rende questo paese degno di essere sulle guide culinarie, pane naan fresco, una varietà di curry, zuppe salutari e verdure fresche. Alcuni ospedali cucinano anche i tipici piatti tradizionali in stile tandoori, che utilizza uno speciale forno di terracotta. 14. Messico. Il cibo in ospedale in Messico non delude mai. Solo alcuni esempi deliziosi di cibi e bevande del menù. Aguas frescas, acque aromatizzate alla frutta, sopa de fideo fatta in casa, un po' come la zuppa di noodle di pollo, pollo alla griglia con riso e molta frutta. La colazione include succhi appena spremuti e una frittata con pomodori a dadine e verdure. Posso avere del flan per dessert? Numero 15. Spagna. Gli spagnoli hanno aspettative piuttosto alte quando si tratta di cibo, e questo vale anche per gli ospedali. I piatti arrivano caldi e vengono cucinati da zero. Un'offerta standard sarebbe una carne, pollo, pesce o manzo, verdure cotte e amidi, molto probabilmente qualcosa con le patate. Potresti anche guadagnarti un bello stufato delizioso e abbondante pieno zeppo di verdure e patate in un brodo gustosissimo. In Spagna c'è qualità, ragazzi! Numero 16. Grecia. In un ospedale greco mangeresti alla maniera mediterranea. Le offerte salutari includono fagioli cotti in olio d'oliva, una frittata, con formaggi e salumi a scelta, verdure in salsa di pomodoro con erbe e yogurt greco. Chiaro. Numero 17. Polonia. In Polonia i pasti in ospedale sono piuttosto delicati. Pane e burro, mezzo cetriolo e un pezzo di salsiccia. Questa sarebbe la tua colazione. Per pranzo potresti prendere un panino a prosciutto e formaggio, della carne, altri cetrioli e magari una zuppa calda. Non male, soprattutto se ti piacciono i cetrioli. Numero 18. Malesia. Negli ospedali malesi ci sono due opzioni dietetiche, standard e terapeutica. La dieta terapeutica include scelte obbligate date dallo stato di salute del paziente, come una dieta priva di lattosio o una dieta a base di liquidi. Un paziente può anche richiedere che il suo cibo sia piccante, non piccante o vegetariano. A un paziente che segue una dieta standard possono essere offerte carne magra o pollo, pesce e crostacei, frutta, verdure e latte intero o magro. Ce n'è per tutti i gusti qui, eh? Numero 19. Regno Unito. Un tipico pasto ospedaliero nel Regno Unito può essere un arrosto di manzo, patate arrosto, fagiolini, formaggio, un rotolo bianco con burro e pesche con la crema. Anche qui, praticamente tutti i tipi di alimenti.
Gli ospedali del Regno Unito offrono anche delle snack box se i pazienti saltano un pasto. Dentro di solito ci sono un panino al formaggio, chips, insomma, le patatine, un bricchetto di succo e una barretta di cioccolato. Sì, cioccolato. Numero 20, Francia. Allora, il cibo negli ospedali è all'altezza della raffinata cucina francese? Scommetto di sì. In un ospedale qualunque di Parigi ti verrà servita un'insalata di salmone affumicato, pollo con una baguette e una fetta di torta. Carni magre come il salmone e il pollo sono ottime per un paziente in cura, così come le verdure nell'insalata. Anche questo pasto sembra abbastanza per saziarsi e per finire un bel dolcetto per riscaldare l'anima. Buon appetit e... quasi quasi, guarda, mi passa la voglia di guarire in Francia. Certo, un video non è abbastanza per coprire tutti i paesi del mondo, quindi facci sapere nei commenti che cibi servono negli ospedali di altri paesi. Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti like a questo video e condividilo con gli amici. Ma non finire in ospedale solo per provare questi pasti. Abbiamo oltre 2000 video fantastici da scoprire. Devi solo fare clic sul video a sinistra o a destra. Resta con noi sul lato positivo della vita.